Sindaco, abbiamo 3 giorni in cui magari pensiamo e mettiamo un attimo da parte i grandi problemi che ogni giorno tanti di noi hanno. Beh sì, sono tre giorni del Carnevale europeo, saranno un'occasione di musica, di allegria, di divertimento, coinvolgeranno credo migliaia e migliaia di nostri concittadini, oltre che gli ospiti che accoglieremo con il consueto spirito di accoglienza di questa città. È chiaro che i giorni di divertimento non possono cacciar via le preoccupazioni, ma è anche vero che un po' di ottimismo, un po' di sorriso aiuta anche ad affrontare le difficoltà. Dal punto di vista turistico, comunque un'immagine di Trieste portata non solo per le navi da crociera, ma anche attraverso appunto anche il carnevale, come appunto diceva De Gioia, abbiamo il carnevale carsico, muggiosano e triestino. Insomma, far conoscere anche i tre carnevali non è una, insomma, è una cosa buona. Sì, soprattutto perché, come vediamo anche da questo carnevale europeo, la festività del carnevale è molto sentita in paesi che sono naturalmente proiettati da un punto di vista turistico verso Trieste. Germania, Austria, Svizzera, Europa centrale in generale. E quindi credo che il carnevale europeo sia anche un'occasione per lanciare le giornate del carnevale triestino. Conto alla rovescia per il carnevale europeo, sono 27 i gruppi se non sbaglio che sfilano. Trieste al centro di quella che è un po' tutta l'area del centro Europa del carnevale, quindi dopo anni che De Gioia voleva portare il carnevale europeo, insomma è il momento della verità. Beh, abbiamo inseguito questa manifestazione per tantissimi anni presentandoci noi stessi ai carnevali europei e portando la nostra candidatura, e finalmente si sono convinti che Trieste merita questa manifestazione. È stata scelta per la sua bellezza, per la sua storia, per la sua cultura e soprattutto perché ci sono tanti carnevali qui, ben 3 nella sola provincia di Trieste, che testimoniano quanto forte sia questa cultura e la voglia di divertirsi e di guardare un carnevale. Quindi portiamo questo evento, ci saranno oltre 20 gruppi che sono bande musicali in realtà, non gruppi mascherati ma bande musicali mascherate che suoneranno per la città e portando questa nota di allegria, e quindi nello stesso tempo promuoviamo la città e noi stessi anche a livello europeo con una missione internazionale come questo. Non volendo rubare niente a Venezia ovviamente, però stando nel salotto azzurro a vedere le maschere mi veniva in mente il carnevale dei Doge di Venezia. Bah, insomma, si assomiglia molto, il salotto azzurro ha questa caratteristica anche storica se vogliamo, e quindi con le maschere qui presenti si ha anche un po' la sensazione di essere a Venezia, però il nostro è un carnevale diverso da quello veneziano, un carnevale più ovviamente più allegro, fatto anche di sfilate di un certo tipo e di maschere anche molto diverse, per cui sono 2 culture diverse ma fanno parte della ricchezza di questo nostro paese. Ultima domanda sul carnevale della provincia, se con Muggio ormai comunque c'è un rapporto consolidato, sembra che ci sia una difficoltà a inserire il carnevale carsico e a fare questo pacchetto turistico di 4-5 giorni di 3 carnevali in provincia, perché è così difficile riuscire a realizzare questo che poi è un beneficio di tutti? Beh, sono cose su cui stiamo lavorando da anni, stiamo dicendo da anni che ci deve essere una sinergia. Abbiamo fatto un passo importante avanti adesso coinvolgendo il carnevale di Muggio. Ciò non toglie, e questo è il nostro auspicio, che nei prossimi anni, tra l'altro Opicina fa parte del comune di Trieste, quindi noi quando diciamo Trieste parliamo di tutta la comunità triestina, compresa la minoranza anche slovena, e quindi il comune di Opicina e gli altri comuni a noi vicini. E quindi riteniamo che il carnevale debba essere per forza una proposta unica, anche se diversificata poi in tutte quelle che sono le sue attività nelle varie realtà rionali, provinciali che abbiamo in questo contesto, che comunque sono forti, sono radicate e quindi meritano di essere conosciute. Di forte presenza dell'amministrazione comunale, anche con diversi consiglieri, in altre cose c'erano anche consiglieri di opposizione che erano rimasti fuori perché c'era troppa gente, forte presenza almeno istituzionale della provincia, poca da parte della regione. Ho visto una presenza appunto di tutte le realtà, tutti gli enti locali, questo è un segnale molto importante, il fatto che comunque siano coinvolti anche i consiglieri comunali che sono i più vicini al territorio, ma anche la provincia che alla fine, come si diceva, deve curare, almeno coordinare un discorso ampliato agli altri comuni a noi vicini.
E poi la regione, io credo che per la regione sia un evento importante, 800 persone provenienti dall'Europa che ti arrivano in questa regione in realtà, non solo a Trieste, e che se ne vanno via poi con un ricordo come quello che noi sappiamo e vorremmo dare, credo che ci sarà un ritorno d'immagine e anche economico importante, quindi gli enti hanno fatto bene a essere presenti e a seguire questa manifestazione con interesse.